Eccoci qui, buonasera, ciao Ferro, come stai? Ciao Raven. Hai visto un Zucchero un po' diverso dal solito però. Non so se già la conoscevi o conosci il canale di Brooks, in caso vattela a vedere perché fa dei mashup impressionanti che mi hanno fatto sempre ridere un sacco. E quindi oggi ritorniamo in quel di Zomboid e ci ributtiamo un po' nella nostra grande avventura e vediamo se anche stasera riusciremo a scamparlo oppure no. Stasera è un po' più critica del solito. Mettiamo subito in pausa perché qua dobbiamo prima ricordarci un po' come siamo messi. Tu cosa dici Ferro? La vedi molto tragica o pensi che alla fine ci salveremo? A meno 5 gradi, mica che freddo, ok? Allora, esausti lo sapevamo, affaticati anche. E abbiamo il manganello. Ok. Qualcosina da smangiare ce l'abbiamo. Pochissimo, però. Non sei ferito, quindi è già un buon punto, un punto a favore. Beh, quello sì. Quello sì, per ora siamo ok come condizione generale. Allora, vediamo un po'. Intanto temperatura, le mani soprattutto molto fredde. Per il resto va bene anche particolarmente, però le mani sì di brutto. Ok, vabbè. Vedremo un po'. Allora. Innanzitutto, cosa abbiamo? No, che quello che ho già letto, secondo cosa abbiamo? Qua antidolorifici, vitamine, sì, perché oggi servono effettivamente un po' poco, e antidepressivi, ok. Per scaldare le mani ci sono gli Z, esattamente, esattamente. Allora, l'idea è, a breve dovrebbe iniziare a venire un po' di luce, speriamo perché abbiamo solo il 2% di questa torcia. E speravo, guardandomi magari un po' in giro, di provare a trovare una casa dove provare a buttarci in pulirla, buttarci in camera e andarcene a dormire. Perché effettivamente non possiamo andare avanti così, siamo esausti, affaticati, e magari trovare anche qualcosa sia da mangiare che da bere, magari anche una batteria. E poi da qua ricominciare a cercarci un po', a provare a ritornare verso la nostra base piano piano. Non so se secondo te è un'idea corretta oppure no. Intanto ripartiamo e guardiamoci un po' in giro. Ok, per ora zombie non ne vedo. E questo è già buono. Apri un po' sta mappa. Allora, non siamo neanche troppo distanti. In teoria potremmo passare di qua, ma è dove abbiamo seminato un botto di zombie. Idea giusta, ok, mi fa piacere. Punterei o a questa casa o a questa qua, proprio le più vicine. Adesso mi sembra che non ce ne siano né di qua né di qua, però sarei tentato di aspettare la luce, un minimo di luce, perché ho sbagliato, perché così adesso si spegne ed è un problema, non vediamo un cazzo. Ecco, infatti si è spenta. Io aspetterei questa mezz'oretta che ci sia un pochettino più di luce. A sto punto direi piazza il piede di porco perché non ci serve più avere una mano libera per la torcia ora che non è, che la torcia è completamente scarica. Ce la mettiamo dietro e speriamo di trovare una cosa. Intanto mangia, che quella in ogni caso ci serve, e nel dubbio due vitamine le mangerei ugualmente. Siamo solo un po' tristi, quindi non abbiamo bisogno di prendere antidepressivi. Ok. Ah, qua abbiamo ancora due cioccolate che non le avevo viste e una patatina. Ok, bene. Questa è la nostra torcia scarica. Guarda come viene. Viene come le mele la neve, eh? Di brutto proprio. 5 e mezza. Ecco, già comunque ora forse si vede già qualcosina in più. Potremmo anche iniziare ad andare. Riserve di armi, cosa abbiamo? Una lancia che è questa qua sotto che è quasi finita, il manganello che abbiamo qui e basta.
Sta musica è inquietantissima, mi ha fatto venire una strizza impressionante. Ok, quindi a sto punto questa molotov lo mettiamo pure via, tanto non ci serve, visto che non possiamo usarla. Direi che alle 6 ci alziamo il culo perché qua ce lo stiamo ghiacciando. E andiamo verso questa casa qua che è la più vicina. Anche indietro nessuno. Bene, intanto è già buono che ce li siamo seminati. Quindi siamo riusciti ufficialmente a sopravvivere all'elicottero. Anche se alla fine poi abbiamo sbagliato. Vabbè, facciamo così. Intanto camminiamo un po' accovacciati, che vogliamo fare meno rumore possibile perché vogliamo dormire ora. E vediamo quanti zombie ci sono in questa casa. Perché che non ce ne siano non ci credo manco morto. Controlliamola un po' prima che non vorrei trovare sorprese, ok? Mangiare finché ce l'abbiamo, mangia. È meglio che sei in forma, con lo stomaco pieno. Di qua per ora non vedo sempre nessuno, eh. Ok. Una finestra rotta. Andiamo a vedere. Qui non si vede dentro. Non ho mai capito, quelli che non si vedono dentro è perché c'è la tenda giù, no? Quindi qualcuno ha tirato giù la tenda. Non andare troppo in giro. Volevo giusto fare il retro per controllare che in casa non ci fosse nessuno. Sì, lo so che dobbiamo. Ok, mi sembra che sia abbastanza vuoto. So che dobbiamo dare la priorità a dormire e quindi. Che culo. Ok. Porca troia. Ciao Tony. Mi hai fatto prendere un infarto. Sono leggermente teso. Allora, garage, che vediamo se magari troviamo un'arma in più. Asse, avessimo un bel coltello, sì, ci faremo due lance, ma non le abbiamo. Ok. Ok, intanto riempi. E bottiglia d'acqua. E bottiglia vuota, meno male che sono chiuso qua dentro. Probabilmente sei stato punito dal delay. Magari l'avevi fatto prima e sarebbe stato il momento giusto perché, come hai visto, sono morto solo per un hello motherfucker, quindi figurati per quello. Una torcia, ottimo. Questa pigliatela qua. Fiammiferi. Raccatta questa roba. Poi è vero che ora sicuramente Per non sarà d'accordo, vorrà che andiamo a dormire subito. E probabilmente ha ragione, anzi sicuramente ha ragione. Dai. Ok, sappiamo però che cosa c'è. Controlliamo prima la casa però. Ok, libera. Mi ha letto nel pensiero, lo so, ma perché mi sono accorto che stavo facendo una minchiata. Che mi ero fatto convincere, no, tentare dal loot, quando in realtà la nostra priorità deve essere dormire. Ovviamente non qua perché non c'è di porta. Questa non sarà una stanza, questa potrebbe essere una stanza. No, è un ripostiglio. Questa potrebbe essere una stanza. Sì, ma non c'è il letto. Puttana. Questa, allora, è una camera sicuramente. Ok, il letto c'è. I zombie no. E questo è buono. E qui c'è anche una bella borsa. Ok, 70%, la nostra cartella mi sembra che sia meno.
Quindi lascia, ci mettiamo la nostra borsa, pugna sulla schiena, andiamo a vedere, la cartella mi sembra, eh sì, è 60, ok, benissimo. Quindi tutto quello che era qua dentro lo mettiamo nella borsa di escursionismo e ci mettiamo anche la cartella adesso. E poi ce ne andiamo diretti a dormire e ci risvegliamo domattina. Si spera, cioè domattina è, porca puttana, è già domattina. Niente, ok, sono completamente impanicato. Dormiamo e ci vediamo domani. Le 11 si sveglierà per le 2-3 del pomeriggio, se va bene. Infatti, ancora non ha fatto la notte completamente in bianco. Cazzo, alle 8. Ok. Da qua non ci muoviamo di un centimetro. Controlliamo la casa, passiamo di nuovo la notte e basta, perché di notte non faccio, non esco di casa sicuramente. Giornali, riviste, questa già è comunque roba interessante. Calzini, ok. Puntiamo ad andare a vedere finché si vede ancora qualcosa. Ok. Sembrerebbe una casa tranquilla e vuota, ma mai dire mai fino all'ultimo. Ok. Madonna. Devo fare qualcosa perché sto infartando ogni secondo. Ciao Wario. Quindi devo fare qualcosa per, no, per non morire ogni volta. Ah, questo è già questo qua aperto. Ok, filo e niente. Filo ce l'ho già, mi sembra. Sì. Due addirittura, quindi vanno bene. Hai preso una birra, se la bevi accelera il sonno? Sì, però prima vorrei controllare un po' la casa, poi magari verso mezzanotte mi bevo la birra e ce ne andiamo a dormire. In questo modo magari per le 5 ci alziamo e alle 5 possiamo già iniziare a fare qualcosa. Un nastro, il nastro prendilo. Batteria assolutamente sì, visto che siamo rimasti senza. E anzi, sta torcia quasi quasi poi la cambiamo già. Inserisci batteria, va. Perfetto. Così almeno ce l'abbiamo. Se volessi fare F, vai con impugna primario, ok. Bene. Così comunque ce l'abbiamo. Qua un po' di libri. Questo l'abbiamo già letto, per esempio. Ma adesso magari potremo fare un po'. Mi sto incasinando. Un paio di giorni qua. Giusto da ripulire un pochino questa zonetta qua vicino. Essere sicuri che nessuno qua sia veramente problematico. Farci un po' di rifornimenti e poi puntare a tornare verso la base. Ok. Magari trovare una casa anche migliore. Perché questa non è brutta, ma ha dei vetri rotti. Ok. Slip e carte da gioco. Non mi servono assolutamente niente. Però vasetta e coperchio invece sì, bustina. Beh, questo non è neanche male. Comunque questi semi sono importanti. E quindi sappiamo che poi qua c'è qualcosa da prendere di utile. Ah, qua era il box di prima, ok, che abbiamo già controllato. Possiamo prendere una batteria dalla radio. Ecco cosa possiamo fare. Radio che ha, non ha la cosa d'emergenza. Allora, via radio. Dammi la batteria. Ok, dove l'hai messa? Qua. Fai così, piede di porco qui, torcia va bene, tazza bianca qua. Ok, controlliamo anche qui. Avevamo già guardato. Bene. Allora, prendiamoci un po' di cibo, così almeno possiamo fare colazione sicuramente. Qua c'era dello scatolame. Ci prendiamo l'apriscatole, la zuppa di funghi e i piselli. E anche il tonno, ma non lo mangiamo. Tonno più versatile.
poi direi che qua siamo a posto, il latte evaporato, che è il latte condensato. Ok, margarina, anche se non so se ci servirà. Peccato, tutto marcio, giustamente. Ah, anche qua c'è altra roba, va bene. Questa poi la lasciamo qua per ora. Questa che abbiamo basta e avanza per ora. Vediamo ancora l'ultima credenza. Del vinello. Mica male il vinello, eh. Ora direi, cerchiamoci un bel libro da leggere. Anche sui mobili c'è roba. Quali mobili? Aspetta. Qui non ce n'è altri. Ah, intendi sopra queste qua la penisola, dici? In cucina, sì, ok, sopra la penisola, hai ragione. Vabbè, questa è marcio, ok. Pomodori e marcio, ok, va bene. Allora, facciamo così. Mangiamo su, così consumiamo meno torcia possibile. Jeans senza buchi, eh? Come sono i nostri? I nostri jeans, dove minchia sono? Jeans hanno un buco. Indossa subito i pantaloni, i jeans larghi senza buchi. Via qua. E qui niente, canotte e maglietta non ce ne frega niente. Candeggina, ok. Dicevo, qua libri da leggere, no. Sopra sappiamo che è pulita, quindi possiamo girare anche senza luce. Pesca 1 già potrebbe essere un'idea. Non è che mi entusiasmi, però se non abbiamo altro, leggiamo quello. Qui c'erano altri libri, no? Sì. Cucina 1 l'abbiamo letta. Lavorazione metalli 1 è già meglio di pesca. Ok. Benissimo. Sono le 22:30, quindi siediti sul pavimento, beviti una birra e poi leggiamo fino boh, più o meno mezzanotte qualcosa, poi ce ne andiamo a dormire. Ah, e mangiamo anche qualcosa, va. Tanto dobbiamo prendere peso, mangiati la zuppa di funghi. Ok. Mangia tutto. Questa bottiglia vuota per ora la teniamo. Barattolo, buttalo. Quasi quasi ci mangiamo anche una cioccolata. Così comunque prendiamo un pochettino di più. Questa maglia qua, per esempio, sopra la dobbiamo cambiare perché è bella sfondata. Cos'è che abbiamo? Una camicia di jeans? No, questa non ha buchi. La felpa neanche, la giacca ne ha due. Ok. Ah, sono 22:50. Siediti, leggi. Dov'è il libro? Eccolo qui. 23 aspettiamo ancora un po'. Che non vorrei che andasse a dormire e si svegliasse 2 ore dopo. Tanto noi abbiamo dormito fino alle 8, quindi se dormiamo ancora, se stiamo svegli fino anche all'una, di sicuro non ci svegliamo troppo tardi. Ah, bene, ha sonnato, perfetto, quindi alla mezza va bene. La birra ha già fatto effetto. Dormi e ridormiamo di nuovo. Mi è dormito pochissimo tempo fa, ma va bene. Sei e mezza. Sei e mezza va bene, va bene. Tutto inizia a essere bianco fuori. E ora direi che ora, visto che si vede, piazziamo un bel piede di porco e mettiamo via la torcia e il libro.
Anche questa torcia elettrica qua. Perfetto. Andiamo a vedere se di sotto è arrivato qualcuno. Per ora no. Scusate un attimo. Ho disattivato un secondo il microfono per non tossirvi addosso, ma almeno mi sono schiarito un pochino la gola. Allora, quello che mi interessa vedere è questo capannetto per gli attrezzi. Mi interessano sempre un sacco i capannetti, quindi gli darò un'occhiata. Non so perché c'è una passione per i capanni per gli attrezzi, ok. Taniche di benzina vuota è già. Non la buttiamo via. Chiodi, asse, colla per legno. Barra di metallo la prendiamo. Sappiamo che c'è una torcia, bene, così possiamo eventualmente barricare la finestra rotta. Anzi, è l'unica finestra rotta. Barrichiamola subito. È vero che magari non ci servirà molto, però almeno la possiamo usare come base temporanea per stasera di nuovo e siamo leggermente più tranquilli. Ecco. Almeno l'unica che mi sembrava fosse veramente rotta. C'è uno zombo. Posiziona qua. Dov'è? Dov'è sto zombo che batte dall'altra casa? Di qua intanto ne è uscito uno che c'ha una lancia piantata nella pancia. Molto bene, questa lancia ci serve. Così iniziamo a scaldarci, visto che fa freddino. Ottimo, cosa c'hai? Lancia con le forbici. Vabbè, buttala via. Ah, tre buchi addirittura. Prova a fare raccogli su una finestra sana. Raccogli? Ok. Facciamo qua. Raccogli. Aspetta. Ah, eccolo, vedi, l'ho sentito, mannaggia. Oh. Ma lo faccio poi da dentro, però vediamo. Ok, giacca di pelle, un buco, altro movimento, eh? No, non c'è lo zombo, pensavo di sì. Vediamo, in teoria è meglio della nostra questa, perché ha un buco solo. Facciamo così. Si è spostato di qua. Un buco in meno di ben venga. Sono così appesantito eppure non c'ho un cazzo. Questo qua sta battendo da 2 ore, non ho ancora capito, sarà di qua sicuramente perché di là l'abbiamo controllata tutta la casa. Ok, ora proviamo a far so raccogli la finestra. Carpenteria 2, piedi di porco. Ah, per aprire la finestra? O per smontarla? Non credo in un piede di porco per forzarla, probabilmente. Beh, per forzarla è una gran cosa. Ok, facciamo così. Andiamo a segnare temporaneamente la nostra pseudo base. Oh, beh, io qua non me li trovo mai. Questa. Per cambiare le finestre rotte. Ah, quindi la posso smontare da una parte e portarmela dall'altra. Ok, vabbè, ormai lì l'abbiamo barricata e va bene. Però questo non lo sapevo, grazie. Grazie.
buona. Ok. Un buco. Un accendino. Porca troia, un accendino. Prendilo subito. Ok. E lì è... Più che altro era per curiosità. Poi tanto devi... Sì, esatto. Però in effetti non è una brutta idea. Se non puoi barricare... Intanto ti prendi il... chiudi almeno. Ok. Sì, ma non posso essere... sclerare per una casa, perché questa modalità mi fa impazzire. Camicia da bosca e tre buchi. E questo qua era quello che batteva da 2 ore. Per una cavolo di casa normale, eh? Allora, fai... Oh, ti botto. Lo puoi fare anche con le tende? Ah, sì, con le tende l'ho già fatto, sì. Anzi, il riso non lo prendo che pesa un botto. Trasferisci questo cibo di qua. Ok. Poi la controlleremo dopo, ovviamente. Ora, cioè la svuoteremo dopo. Ora va controllata. Ok. Uno, ok. Bravo. Bene. Portachiavi? E cosa c'è dentro questo portachiavi? Chiave. Bello. Allora. Vabbè, un po' di robe interessanti c'erano. Sì, è vero, sì, perché puoi tirar giù le tende, cioè pu puoi fare il lenzuolo, però sono più belle smontate, però sì, giustamente è solo una questione estetica. Come dici te? Ok. Vieni qua, cipollino. E io preferisco sempre richiudermi le porte dietro, che non si sa mai. So che qui c'è un botto di gente. Anzi, teniamo aperto perché abbiamo già controllato qui. Allora, altre porte qua mi sembra di non vederne. Quindi saranno di sopra. Porca vacca, come botte. Sì, è qua sopra da qualche parte. Allora, vediamo se ci sono porte aperte intanto. No. Bene. Bello sto studio. Con le vetrate. Magazzino. Ok, qua ci sono altre porte. Bagno, vuoto. Sì. E un altro magazzinetto. Ok. I cavi elettrici a cosa servono, Ferro? Non ho ancora trovato un utilizzo. Eccolo. Abbiamo beccato quello che batteva da 2 ore. Ok, smangiucchiamo ancora qualcosa. Metà cereali. Ok, un marsupio, e ne abbiamo già due, quindi non ci serve, ok. Però il marsupio c'è, no, è vuoto. Penna nera, taccuino, e qui c'è un videogioco. A parte di elettronico, ok. Immagino serva per costruire altro.
Giacca di pelle senza buchi? Indossa subito. Prendi la batteria. Questa giacca di pelle la buttiamo. E pigliati anche il martellozzo. Costruisci i timer bombe, ok. Roba troppo avanzata per ora. Rasoio e pinzetta. Vediamo se per caso pinzette non ne ho. No, infatti. Una la prendiamo. Riempi anche la bottiglia vuota. Ok. Andiamo qua. Bene. Oh, bene. Ok, perfetto. Allora. Pantaloni. Ok. E qua sopra c'è un altro videogioco e basta, giusto? Esatto, va bene. Perfetto, qua abbiamo già controllato, no? Nastro adesivo, sega, questa sega già non è male. Rivista, meccanica 2, elettricista 1, interessante. Ah, non ci sta più, è già piena, ok. E adesso poi svuotiamo e ritorniamo qua e liberiamo un po' tutto. Come al solito al craft migliore di aver letto le riviste. Ah, beh, certo, quello sicuramente. Allora, intanto non nevica più, questo già è positivo. Borsone tinto 65, già meglio della nostra cartella, che comunque alla fine terrei da lasciare in macchina quando riavremo una macchina. Ecco che ritorno subito a nevicare. Paperella di plastica. Anche se di solito sono di gomma. Ok. Direi. Vado a svuotare. Ritorniamo qua e facciamo il pieno. Giusto per mettere le cose a posto. Va bene. Così da non appesantirci troppo, iniziamo a sistemare un pochino due cose utili. Porca puttana, io è che scontro i tasti e a quella Q maledetta. Allora. Qui intanto ci mettiamo pesca e vabbè, lavorazione metalli abbiamo iniziato a leggere, ma preferisco leggere elettricista. Qui nel ripostiglietto ci andiamo a mettere, ecco qua abbiamo tutta la roba di giardiniere e qua sopra invece queste due le buttiamo a terra che non le voglio e ci mettiamo per esempio la torcia e tutta la roba eventuale da carpenteria e simili, quindi batterie una la prendo e una la mettiamo via. La teniamo per emergenza per tenerci carica la pila. Barra di metallo la possiamo mettere via per ora. Nastro adesivo. Ecco, ci possiamo mettere anche la cartella, va, la possiamo anche mettere qui. Il borsone tinto invece lo terrei io per sicurezza. E anche i fiammiferi li mettiamo qua, va. La molotov a sto punto invece può servire. E questa lancia ce la teniamo. Sigarette le portiamo tutte. Tanto non è che pesino granché, pesa quasi mezzo chilo tutte. Cereali, acqua, borsone. Ok. Andiamo allora intanto in cucina. A mollare il cibo. E molliamolo qua.
Cosa ci fa un gomitolo di lana? Vediamolo qua, va bene. Allora, i cereali li teniamo e li mangiamo. Quest'altra bottiglia d'acqua la mettiamo via. Come mettiamo via questo? Tengo solo il tonno e le patatine e i cracker. Ok. Scatole via, teniamo il tonno apposta. Lancia, molotov, straccio sterilizzato, torcia, pinzetta. Questa torcia non pesa di più dell'altra, vero? Gomma, penna, cracker, patatine. Ok, la tazza bianca, posizionala qua sopra. Poi rifaremo un altro caffè. Cacciavite, ok, fiammiferi. Ah, pinzetta ce l'avevamo. Come non detto. Ok. Ma la finestra vicino al frigo è aperta o l'hai rotta? È rotta. Merda. Allora, la dobbiamo barricare. Non l'avevo mica vista, grazie. Adesso lo facciamo. Allora, qua intanto cosa c'è? Casserola con riso, ma marcia. Coltello. Casseruola. E pasta, questa pasta mettiamola di qua, così mettiamo le cose insieme. Dov'è? Pasta di pomodoro, via. Questo borsone, sì, per ora lo teniamo perché c'è roba dentro? Sì. Perché così se ci serve portare più cose abbiamo più spazio. Ok. Allora, proviamo a fare come hai detto te, quindi visto che non abbiamo niente per barricare per ora. No, non è vero. Ah sì. Li prendiamo entrambi questi. Con la scatola di chiodi. E vado a riprendere il martello e ci piazziamo due assi. Martello che ho mollato qui. Prendine uno. E aprire i chiodi, giustamente. Apri scatola. Barca. Almeno intanto questa rimane comunque chiusa. Sì, dai, datti una mossa però. Puoi mettere 2 ore. Ok, rimettiamo il piede di porco. Due spero che bastino. E soprattutto chiudi tende. Non faremo lance, ma va bene, meglio barricare per essere più tranquilli. E rimettiamo qua il nostro bel martello, Arcondiron di rondello. Questa torcia pesa mezzo chilo, quindi sognati che mi porto questa che invece ne pesa uno, ci prendiamo quella da mezzo. Ok. Chiudi tende e chiudi tende. Dove possibile cerchiamo di non farci vedere. Ok, direi che ora possiamo ritornare nella casetta di prima. Siamo già 11 e 6, e che cazzo, ma è possibile? C'è troppo peso in giro. Ma sti chiodi li possiamo mettere via intanto, che non mi servono. Comunque 10 e 54, eh. Vero che un chilo lo è questo, però. E lì io. Vabbè. 10 va bene, dai.